Professor Edian, welcome to Italy. Professor Edian, benvenuto. In questo momento in Italia i risparmiatori sono un po' confusi, spaventati, i tassi sono a zero, i mercati azionari sono volatili. Insomma, tutti si chiedono cosa fare, anche perché spesso i nostri peggiori nemici quando si tratta di investire siamo proprio noi stessi. Lei ha lavorato molto sugli errori più comuni che facciamo quando investiamo. Come consiglia di muoversi? Come accennava lei, i tassi sulle obbligazioni sono bassi anche perché le banche centrali stanno incoraggiando ad uscire dalle obbligazioni per investire in asset più rischiosi, come i titoli azionari. Ecco, per me la maggior parte degli investitori dovrebbe fare proprio questo, entrare in borsa, comprare azioni. Ma attenzione, non titoli singoli, ma un portafoglio ben diversificato, con un orizzonte temporale lungo, 10-20 anni, perché così facendo stai scommettendo sulla crescita dell'economia e io credo che nel lungo periodo l'economia non possa che fare bene. Detto questo, attenzione, ci sono molti errori che si possono fare come investitore in azioni. Uno di questi è comprare soltanto uno, due, tre titoli. Un altro è fare trading attivo. Le mie ricerche sugli investitori che comprano azioni sono chiare. Più fanno trading e meno soldi fanno. In media il 20% dei trader più attivi ha sottoperformato di più di 6 punti percentuali all'anno rispetto agli investitori che comprano e mantengono il portafoglio. La ricerca più recente l'abbiamo fatta a Taiwan, analizzando i dati di tutto il mercato. Gli investitori che comprano e vendono di più hanno i risultati peggiori, perché pagano alti costi di transazione e commissioni e sbagliano la tempistica delle loro decisioni. Abbiamo calcolato, abbiano perso in un anno l'equivalente del 2,2% del PIL del paese, tanti soldi. E quindi i miei consigli sono: non comportatevi da trader, create un portafoglio diversificato, assicuratevi che i fondi non vi stiano chiedendo troppo in commissioni e poi siate pazienti. Now, Italian financial literacy, it is really poor. Professore, le classifiche internazionali ci dicono che la preparazione finanziaria degli italiani è molto bassa e al tempo stesso l'ultima ricerca Consob dice che gli investitori italiani sono molto sicuri di se stessi. Questo eccesso di fiducia è un pericolo? Absolutely. So I've written about overconfidence, I've written theory papers. Assolutamente sì. E in effetti molti miei studi sono dedicati all'eccesso di fiducia in se stessi, un grande problema. Innanzitutto, se hai troppa fiducia in te stesso, prendi rischi senza saperlo, pensi di sapere più di quello che sai, pensi che le cose andranno sempre bene. Il rischio per chi si fida troppo di se stesso e investe da solo è quello di diventare un trader attivo. Pensi di essere in grado di capire quando le azioni saliranno o scenderanno, come si muoverà il mercato. E questi investitori si fanno male da soli, in media performano peggio, ma l'eccesso di sicurezza è un rischio anche per gli investitori istituzionali. Lo abbiamo verificato tra gestori di fondi hedge, che spesso prendono rischi eccessivi con i soldi degli altri. Quindi, sì, la troppa fiducia è un problema. Ma è un problema anche l'eccesso di cautela, la riluttanza di investire. Questo atteggiamento attendista è particolarmente pericoloso in una fase in cui si rischia di avere rendimenti troppo bassi, troppo a lungo, a causa dei tassi di interesse a zero. Quindi, meglio una strategia di investimenti costanti nel tempo, ben diversificati, con molta pazienza, evitando di investire una porzione eccessiva del proprio portafoglio rispetto alle proprie esigenze immediate, per non rimanere svegli di notte.